Liturgia, 18ª settimana, tempo ordinario, anno dispari, giovedì. Il Signore ci fa camminare anche attraverso situazioni difficili, come Israele nel deserto. E nel deserto si fermarono presso Cades. E man mano, anche durante questo cammino che va verso la terra promessa, c'è la sosta di Sorella Morte. Così lì a Cades morì e fu sepolta Maria, la sorella di Mosè e di Aaron. Altre difficoltà nascono. Il popolo si lamenta. In questo territorio non si può seminare, non possiamo mangiare fichi, non ci sono vigne, non melograni, ma anche e soprattutto l'acqua. L'acqua che è l'espressione piena della vita. E Dio dona attraverso la fede il pane, la manna, la carne, i viveri e l'acqua, ma vuole la fede anche di Mosè e di Aaron. Essi, con l'ordine di Dio, si avvicinano alla roccia. Mosè batte due volte la roccia e dice quell'espressione un po' misteriosa per lui e per noi. Vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia? Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte e l'acqua ne uscì in abbondanza, ma non fu abbondante la fede. E Dio rimprovera Mosè e Aaron perché non ebbero piena fede in lui e non lo glorificarono con la fede davanti a tutti gli israeliti. E anche loro periranno lungo questo cammino nel deserto, non giungeranno nella terra promessa, la vedranno solo da lontano. Ecco perché la Chiesa, con il Salmo 94, ci fa pregare così: non indurite il vostro cuore. Il cuore si scioglie nell'atto di fede. Se è una preghiera che sembra riguardare il passato di Israele, in realtà ha uno sguardo sull'avvenire, l'avvenire pieno nella fede in Gesù. È la fede che il Signore chiede là presso Cesarea di Filippo, ai suoi amici, i discepoli. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Il gruppo dei discepoli risponde. Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia, qualcuno dei profeti, ma Gesù vuole la fede loro. Ma voi, chi dite che io sia? Ecco, una fede piena di Simon Pietro. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. È l'affermazione principale della nostra fede. E Gesù lo dice: non la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Allora il Padre celeste ci parla. Ha parlato nel battesimo di Gesù, parlerà sul Tabor, ora parla attraverso la Chiesa, attraverso Pietro, ora parla attraverso Maria, che sempre annuncia e porta Gesù.
Gesù, dopo quell'affermazione grande di fede, dovrà purificare anche Pietro, quando con uno sguardo umano sembrerà trattenerlo dal compiere la volontà di Dio. Gesù, voltandosi verso di lui, gli dice: «Va dietro a me, Satana!» Sì, Gesù purifica anche la sua Chiesa, perché non parli secondo un linguaggio di uomini, ma parli attraverso tutto il mistero pasquale, la passione, la risurrezione e la vita eterna. Da allora, infatti, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme, doveva soffrire a causa degli anziani, i capi dei sacerdoti, gli scribi, sarebbe stato ucciso e sarebbe risorto il terzo giorno. E la fede pasquale. Immergiamoci nel cuore di Maria, che là sul Calvario ha vissuto tutta la sua fede in Cristo sofferente e in Cristo suo Figlio risorto. Vita nostra.